Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha incontrato turisti stanziali e diportisti del porto di Marina di Ragusa, che quindi tra tutti l'hanno scelta come dimora o meglio come seconda casa. Cittadini provenienti dall'Australia, dal nord Italia, ma anche dalla Germania, Canada e Spagna. Ad incontrare i diportisti negli spazi del porto turistico, oltre al primo cittadino, anche gli assessori comunali Ciccio Barone, Gianni Giuffrida ed Eugenia Spata. A voler promuovere l'incontro, alcuni proprio referenti dei diportisti e turisti, tra questi Lucille Covello, poi ancora Emilia Rollo, portavoce della consulta comunale Mazzarelli, e Sally Vellet, promotrice di iniziative di accoglienza e di inclusione. Sono intervenuti anche i rappresentanti della Protezione Civile Comunale, del GAS Mazzarelli e della Proloco. Presente anche la direttrice del porto, Germana Lombardo. È stato un momento di confronto e di apertura, dove oltre al momento conviviale ve ne è stato uno dedicato alla visita dei pontili del porto. Sono in tanti, infatti, ad essere attirati dalle ricchezze culturali ma anche enogastronomiche del territorio. Complice poi il clima mediterraneo e il decoro, sono in tanti poi quelli che dopo la prima visita sono ritornati. Una giornata splendida, devo dire, oltre al clima che è stato molto propizio, una giornata di sole meravigliosa, ho avuto modo di incontrare decine di persone che hanno scelto Marina di Ragusa come sede dove trascorrere lunghi periodi della loro vita o dentro le barche del porto turistico oppure con camper, cioè, sono molti camperisti. Devo dire che ho riscontrato una grandissima soddisfazione perché poi quello che succede generalmente a chi viene in contatto con il nostro territorio, cioè la gente è contenta di stare qui perché trova oltre alle bellezze straordinarie del luogo, trova anche accoglienza, trova persone rispettose, trova educazione, trova decoro e pulizia e sono elementi non scontati, soprattutto in Sicilia e di questo noi siamo particolarmente orgogliosi. Ho voluto incontrarli, abbiamo allacciato un rapporto. Ci siamo messi a disposizione come è giusto fare, e quindi adesso attraverso questo canale magari continueremo a mantenere un contatto, dato che molti di loro sono anni che tornano qui nel periodo magari invernale a svernare, a passare diciamo un periodo in un clima, in un contesto così particolare.